Ciao ragazze, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Eccomi, tornata con un altro video. Vi chiedo scusa per la luce artificiale, siamo ritornati ai vecchi tempi, ma oggi purtroppo c'è una pessima giornata, proprio fuori è buio e quindi ci accontentiamo della luce artificiale. Allora, il video in collaborazione, come avrete sicuramente già letto dal titolo, è il video promossi e bocciati del periodo, in collaborazione con il gruppo Facebook Le ragazze di YouTube, capitanato da Marianna del canale Marianna Makeup 89, con la quale mando un bacio. Come sempre troverete in info box tutti i canali delle ragazze che hanno partecipato a questo video, quindi vi raccomando, andate a dare un'occhiata anche a loro. Allora, poiché sono i promossi e diciamo bocciati del periodo, ho scelto questa volta prodotti che ovviamente già conosco da un po', che ho usato, che ho avuto modo di testare e quindi posso dirvi effettivamente il mio pensiero personale per quanto riguarda questi prodotti. Tra i promossi troviamo molto che riguarda diciamo il settore alimentare, tra i bocciati intravedete già qualcosina qui invece per quanto riguarda beauty, insomma igiene del corpo. Ma cominciamo subito. Allora io comincerei subito da i bocciati, i flop, perché sono pochi. Allora, la prima cosa che, ahimè, devo dire che boccio è quest'acqua di Garnier, l'acqua micellare, da notare non quella col tappo rosa che amo in modo particolare, ma quest'acqua micellare bifasica, quello con olio d'argan. Non lo so ragazzi che vi devo dire, ma io non mi sono trovata assolutamente bene. E nonostante sia appunto un'acqua che non necessita di risciacquo, io invece sarà per la mia tipologia di pelle, non lo so, sentivo l'esigenza una volta passata di sciacquare il viso, per cui non mi sono trovata bene. Questo olio d'argan si concentrava molto in superficie, mi lasciava la pelle molto unta e quindi per me questo tipo di acqua micellare non va bene, per cui io la boccio. Altro prodotto bocciato è un deodorante che comunemente si trova in commercio e altro non è che questo. Il Sex Unisex di Malizia, addirittura questa è un'edizione tattoo, quindi ha questa diciamo bomboletta veramente molto carina esteticamente, con un pack davvero carino, però purtroppo il deodorante secondo me non vale assolutamente, perché uno macchia i tessuti, quindi qualora disgraziatamente lo spruzzate nei tessuti proprio vi bagna e vi lascia l'alone. Punto 2, avrete sempre, perlomeno a me succede così, quella sensazione di bagnato sotto le ascelle, ed è una cosa che io assolutamente odio. Quindi non è un deodorante che evapora, che insomma non lo senti più una volta spruzzato, nel senso come effetto di bagnato, ma è un deodorante che proprio lo senti nel momento in cui lo spruzzi, perché ti senti proprio addirittura tutta bagnata, e io questa cosa non la sopporto proprio, per cui bocciato anche questo. Due prodottini bocciati, ve ne mostro due perché li ho acquistati con tanto amore, però devo dire che non mi sono trovata bene, infatti praticamente non sono affatto utilizzati, e sono questi smaltini qui della Sienne, nella colorazione, questo è un rosa pink e questo è un azzurro, sì, un cielo, insomma, cambia un po' la luce, non rende proprio effettivamente il colore. Ovviamente sono colori prettamente estivi, quindi ho già usato la scorsa estate, ma purtroppo non hanno una resa assolutamente buona. Voi direte, beh, cosa ti aspetti, insomma, da uno smalto di poco più di 1 euro della Sienne. Non mi aspetto grandi cose, però non mi aspetto che neanche, diciamo, dopo 2 ore inizia ad andare via, o addirittura passato più volte sia come trasparente. Questa cosa non me l'aspetto, per cui per me questi smaltini qui, forse ho sbagliato colorazione, non lo so, ma per me questi due smaltini qua non vanno bene. Scusate, ma sono anche raffreddata e ho mal di gola. Allora, un altro prodotto invece che boccio è questo rossetto che è di Fior di Magnola, quindi sì, questo qua è dell'Eurospin, e questo rossettino qui, che non vedrete mai ovviamente la scritta, però posso dirvi il numero se è ancora rimasto, sì, è lo 03 Rose Couture.
È un rossetto che praticamente appena messo, anche se per caso vi toccate col dito, viene via come se, cioè, subito, istantaneamente, per cui non ha nessuna resistenza. Ho cercato di usarlo, come vedete, un bel po', per appunto essere sicura di quello che vi dico, però non ha assolutamente né tenuta, niente, completamente, va via come se fosse acqua, cioè una cosa assurda, per cui non mi sono trovata bene. Ultimo prodottino bocciato che ho acquistato recentemente, ma che ho già avuto modo di provarlo più volte perché ovviamente facendo lo shampoo spesso l'ho potuto utilizzare. È sempre del marchio Sienna, ora non me ne voglia la Lidl che io oltretutto amo, però è questo qui, l'olio argan, l'olio capelli all'argan per tutti i tipi di capelli. Nonostante accuratamente ne prenda proprio una goccia, la metto proprio sui polpastrelli delle mani e la passo nei capelli appena appena nelle punte, cioè veramente troppo ma troppo untuoso. Mi sporca subito i capelli, li ho provati sia sui capelli asciutti sia sui capelli bagnati. L'odore è buonissimo, strepitoso assolutamente, però me li unge troppo, quindi ho deciso che non utilizzerò più questo tipo di oli, forse per il mio tipo di capello non vanno bene, per cui ahimè purtroppo io lo devo bocciare. Passiamo invece ai promossi. Nei promossi del periodo ho dei prodottini per quanto riguarda l'igiene personale. Comincio subito con questo, che è il deodorante Nivea, il Black and White. Oltretutto questa è un'edizione limited edition, anche questa della Vogue, come vedete, totalmente opposto a questo, ecco perché questo lo promuovo e questo lo boccio. Zero alcol, profumo strepitoso, non lascia loni, non lascia macchie, non ti dà l'effetto di bagnato e persiste per tutto il giorno. Spruzzi questo deodorante la mattina e fino alla sera io lo sento, è una cosa impressionante. E quanto dura? Cioè, ragazzi, ho acquistato questo, è 150 ml, ma veramente l'ho acquistato da un bel po' e ancora ce n'è tantissimo, per cui veramente veramente buono. Promosso. Altro prodottino che vi ho mostrato forse recentemente in qualche video acquisti o in qualche altro video in collaborazione è questo bagno doccia del marchio Bottega Verde, ed è quello là ai petali di vaniglia, cioè che ve lo dico a fare, proprio ha un effetto vellutante, un effetto idratante nel corpo che veramente, credetemi, potreste anche non mettere dopo la crema idratante, perlomeno per il mio tipo di pelle fa veramente un buon lavoro e per quello che vale, nel senso per quello che costa, ha veramente una buona risposta positiva per quanto mi riguarda, quindi Bottega Verde, promosso il bagno doccia alla vaniglia. Promossissima, ma promossissima davvero tanto, è la crema di L'Oreal, la Revitalif. Lo dimostra il fatto che praticamente già, guardate, non so se rendo l'idea, è quasi terminata. La utilizzo mattina e sera perché dà questo effetto lifting, questo effetto un attimino tensore, o perlomeno crediamoci in questa cosa, però vi assicuro che idrata tantissimo la pelle del viso. La metto mattina e sera, la metto come base trucco, non la sento assolutamente pesante, non sento la pelle unta, cioè mi trovo veramente veramente bene. Il profumo non lo potete sentire, ma fidatevi, è buonissimo, veramente buono, sa di pulito. E niente, io ve la consiglio se avete un tipo di pelle, questa è per pelli normali e miste. Se avete un tipo di pelle appunto che tende al misto, quindi alcuni periodi è secca, alcuni periodi è grassa, e cominciate a essere, diciamo, nella fase over 40, direi che si può iniziare ad usare, direi che è veramente una crema abbastanza valida. Oltretutto il vasetto è un vasetto da 50 ml, l'ho acquistato da Acquasapone a un prezzo neanche così poi esagerato e quindi per me vale assolutamente. Come vale, ma quanto vale, non ve lo potete immaginare, quanto valgono quindi i miei amatissimi burger agli spinaci del marchio Fiordinatura. Questa è la linea vegan che io acquisto all'Eurospin. E a questo vi abbino anche questo qui,
Questa è un'ultima scoperta dell'Eurospin, è un burger 100% vegetale con quinoa e piselli. Cioè, se vi piacciono questa tipologia di cose, è veramente buonissimo. Entrambi sono già precotti, quindi basta veramente pochissimo. Li potete fare in padella, li potete mettere nel forno a microonde. Cioè, bastano veramente 2-3 minuti e avete un salvacena, un salvo pranzo da poter abbinare a un contorno di verdure grigliate, di verdure miste, oppure di patate, insomma, veramente potete spaziare come volete. Questo appunto sono agli spinaci, 100% vegetale, sono quindi una buona fonte di proteine, e si presenta in questo modo, quindi sono quattro burger di spinaci. Questi invece sono una porzione da due, non lo so se già questi li avete visti, è proprio una chicca da poco uscita all'Eurospin. Ciascun hamburger è 100 grammi, senza glutine, a basso contenuto di grassi, e sono appunto dei burger 100% vegetali che potete fare in padella o alla griglia, al forno, al microonde, e sono appunto totalmente vegetali, facili e veloci da preparare. Appunto il burger con le verdure è già cotto, quindi praticamente ragazzi, cioè, appena lo mettete già in piastra, è pronto, per cui veramente non ci vuole nulla. Super super consigliato se vi piace questa tipologia di prodotto, e c'è anche con altri ingredienti. Questo è quinoa e piselli, ma c'è anche, credo che siano due o tre varianti che ovviamente andrò a provare, chiaro. Poi gli ultimi due prodotti sono questo, con mio grande stupore, questo è il secondo che acquisto, ed è praticamente un cappuccino solubile, in sostanza versato sul latte caldo, dà quel sapore di cappuccino, di caffè latte, fa anche, diciamo, girato col cucchiaino in modo abbastanza veloce, fa anche un po' di schiuma. Ai ragazzi piace, a mio marito piace, io ero scettica su questa cosa perché cioè, il cappuccino per me deve essere bello denso, deve essere bello cremoso, quindi sono un po' scettica sulle polveri solubili, però vi devo dire ragazzi che qualche volta l'ho provato e ho anche la risposta degli altri componenti della mia famiglia ed è consigliato. Sto parlando da 12 minuti come se non ci fosse un domani. Ultimissimo prodotto, lei, la scoperta di questo inverno praticamente, la tisana bio al gusto fragolina di Erboristeria Magentina. Cioè ragazze, questa è una tisana che veramente ha una gamma infinita di tisane. Se vi piace la fragola, questa c'è anche dalla bustina. Si sente un odore di fragola buonissima. L'incarto praticamente è cosa che non è da sottovalutare, è un incarto totalmente ecologico, biodegradabile. La tisana è una tisana vegan col certificato. E ciascun filtro si presenta, come vedete, tutto confezionato, e poi al suo interno appunto trovate il filtrino che andate a mettere in infusione. Costano una sciocchezza, sono 20 filtri salva aroma, e queste fragola, mora e rosa canina, quindi anche una buona dose di vitamina C. Niente ragazze, il video si è concluso, spero che le mie, tra virgolette, recensioni e i miei pensieri appunto personali su questi prodotti vi siano piaciuti, vi siano di aiuto. Fatemi sapere se la pensate come me o se qualche prodotto che vi ho mostrato invece ritenete che sia idoneo oppure no. Fatemi sapere, vi aspetto nei commenti. Andate a dare un'occhiata ai video delle altre ragazze, troverete anche in info box il link diretto alla pagina Facebook del gruppo qualora ne vogliate far parte. Io vi saluto, ringrazio Marianna per questa collaborazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!